un punto perso, un punto guadagnato, come la leggi la partita? La leggo che è stata una partita da due facce, dove nel primo tempo secondo me eravamo in situazioni dove eravamo un po' più lunghi, dove abbiamo perso molte seconde palle, dove non abbiamo avuto i palloni molto importanti nella metà campo avversaria, dove abbiamo sbagliato qualche passaggio in più, dove abbiamo innescato le loro ripartenze. Sapevamo che loro lasciavano i tre attaccanti aperti, con il primo attaccante e i due esterni aperti. Però la squadra, secondo me, anche nel primo tempo ha avuto delle opportunità dove negli ultimi metri siamo mancati nell'ultimo passaggio, nell'uno contro uno potevamo fare meglio, specialmente con Begic. Poi nel secondo tempo siamo stati bravi a cambiare totalmente volto, siamo stati molto più alti, molto più aggressivi, anche nel gioco molto meglio, nel sfondare sempre la parte di Begic, dove abbiamo sfruttato magari la superiorità con stop a Begic da quel lato lì per attaccare poi la porta. Però i ragazzi sono stati bravi, anche chi è entrato secondo me ha fatto veramente molto bene, ma è quello che mi aspettavo, perché chi entra deve sempre determinare. Peccato, perché nelle ultime situazioni che abbiamo avuto si poteva anche vincere, però va bene così, perché poi dopo la squadra, ripeto sempre che dobbiamo continuare a migliorarci, perché degli errori ci sono stati e quindi dobbiamo lavorare su quello che abbiamo sbagliato. Non stavo chiedendo stessa cosa. In primo tempo, sì, esatto. Primo tempo, come dicevi tu, con queste difficoltà, con qualche errore di troppo. Avevano una buona pressione anche loro, perché sono venuti a giocarsi la partita, secondo me, anche a viso aperto, come poi nel secondo tempo, comunque dettata anche forse di un po' di stanchezza da parte loro, si sono abbassati, si sono chiusi un po' con gli esterni d'attacco, venivano molto bassi, noi siamo stati bravi e pazienti col palleggio per arrivare negli ultimi metri. Nel primo tempo invece avevano più pressione, più gamba, hanno vinto qualche seconda palla di troppo, abbiamo sbagliato qualche passaggio in più e su quello dobbiamo migliorare, perché comunque siamo una squadra che ha potenziale per migliorarsi. Nell'immediato anche, perché comunque sono giocate che loro non sbagliano, me le fanno vedere, però durante la gara le dobbiamo fare. Forse il centrocampo è andato un po' troppo in difficoltà, soprattutto nel primo tempo? No, perché eravamo lunghi delle volte, quindi nella seconda palla perdevi i contrasti, perdevi la seconda palla, quando arriva la palla magari in avanti non giochi semplice, vuoi fare la giocata, perdi palla, ti trovano aperto e lì dobbiamo essere bravi con le coperture preventive. Su quello ci lavoriamo tanto, i ragazzi lo sanno, però diciamo che c'è da lavorare, migliorarci. Sappiamo tutti i giocatori che abbiamo, adesso rientrano un po' tutti e quindi da lì si riparte. All'inizio partita c'è stato anche un possibile rigore per Rolfini. No, poi l'arbitro decide lui il contatto, quindi non lo so, è da valutare, non so se era rigore o meno. Lui era davanti al difensore. Senti, Ronaldo? Ronaldo è rientrato ieri 10 minuti in allenamento. No, ma 10 minuti prima, perché sa, in 10-15 minuti deve fare due tiri. No. Non poteva entrare Ronaldo, è già tanto che è entrato. Il cambio di Cappelletti invece? Il cambio di Cappelletti è un cambio più che sulla profondità, perché poi dopo ci eravamo alzati un po' troppo, sull'uno contro uno magari poteva andargli via, però Cappe ha fatto una grande partita secondo me nel primo tempo, dove ha sostenuto, ha fatto bene. Nel secondo tempo ho cercato di mettere più velocità, più fisicità, per reggere l'urto. Questo non è un cambio di bocciatura o meno, cioè, ma tu non hai... A me capita spesso di cambiare anche di funzione. Hai deciso di metterlo calcio di punizione. Dimmi la verità, tu hai visto la punizione e hai detto boh. No, io il cambio era già programmato, sapevo quando era, però poi dopo, quando ho visto il calcio di punizione, ho detto, lui non se ne è reso conto che c'era un calcio di punizione, gli ho detto no. Muoviti che devi calcio di punizione. Sì. Noi andiamo spesso in area, è la nostra caratteristica, no?
però non trovi che ci sia una ricerca un po' troppo ossessiva dell'1-2, del passaggio stretto? Qualche volta bisogna fare le cose più facili, no? Sì, ha ragione. Dobbiamo calciare di più in porta, ma durante l'allenamento loro calciano mediamente in porta in allenamento tutti i giorni e tutte le della settimana. Cioè tutti i giorni vi faccio calciare in porta. Hanno delle caratteristiche che loro gli piace giocare palla addosso, fare triangolazioni perché si trovano, però dobbiamo andare più alla ricerca negli ultimi metri anche da tirare in porta. Cioè, penso anche Jimenez nell'ultima palla che ha messo a Scarsella. Cioè, secondo me da lì si può tirare in porta. Però sono giocatori che vanno molto alla ricerca della palla lì nei piedi per poi dopo calciare in porta in un secondo momento. Un greco in più, quindi. Sì, la caratteristica nuova. No, le caratteristiche dei miei giocatori sono. Ma questi ragazzi mi sorprendono ogni qualvolta li faccio entrare e giocare. Oggi Jimenez mi ha fatto il centrocampista, l'altra volta mi ha fatto il trequartista, quindi sono giocatori che possono giocare dappertutto. E oggi ho una soddisfazione perché ho messo un ragazzo del 2005 e Corradi in una partita del genere e penso che sia stato veramente un giocatore che sembrava che avesse un'esperienza importante, perché non è mai facile per un ragazzo di questa età subentrare in una partita del genere, quindi sono contento perché è un ragazzo che merita. Sandro aveva un problema, scusami, che gli Corradi. No, ho avuto di nuovo i crampi e dobbiamo valutare adesso perché ogni qualvolta gli vengono i crampi a 20 minuti alla fine, 15 minuti alla fine. Che risposte dà questa partita in vista del prosieguo del campionato? Solo continuo miglioramento, riguardarci, vedere dove abbiamo fatto le cose giuste e dove possiamo migliorare, perché questa squadra può migliorare veramente tanto. Fine partita, a precisa domanda, il presidente Stefano Rosso ha risposto che questa squadra sul mercato non deve far tantissimo perché è già abbastanza forte così, è una squadra completa. Lei è d'accordo su questa affermazione? Ma io parlo ma mi fido di chi mi sta di fianco, del direttore generale, del direttore sportivo, di Francesco Vallone, del presidente, mi fido perché nella rosa che ho io che alleno, io non mi posso lamentare di nessuno perché sono ragazzi professionali, sono ragazzi che hanno voglia di migliorarsi tutti i giorni, o ragazzi giovani o quelli più vecchi che comunque sono gente di esperienza e ha cultura del lavoro, quindi poi dopo se la società ritiene opportuno di mettere dentro dei giocatori, andrei. Se lei dovesse chiedere un regalo, tra virgolette, piacerebbe? No, regali, non mancherei di rispetto ai miei giocatori. Questo è un periodo dove è noioso per me, è noioso per i giocatori perché ci sono mille telefonate che ti arrivano e sei sempre distratto, però noi dobbiamo essere bravi perché noi dobbiamo pensare solo a Vicenza. Mister, ma ci voleva un centrocampo alla Jimenez nel primo tempo o te l'hai ritrovato? No, io pensavo che loro due, ma la difficoltà è stata solo esclusivamente sui passaggi sbagliati, perché ci trovavamo magari fuori posizione, non riuscivamo magari a avere le distanze giuste dentro e quindi siamo andati un po' in difficoltà. Poi la rivedo e poi vediamo cosa ne penso, perché poi dopo io quando rivedo le partite vedo tutt'altre cose che magari adesso ho in mente. La partita finisce con un pareggio, hai cominciato subito alla grande, tanta spinta, e qual è il commento appunto su questo derby per te? Secondo me era una partita dura, come sempre i derby. Abbiamo giocato bene, secondo me siamo felici che abbiamo pareggiato, ma possiamo anche vincere, quindi lavoriamo ancora di più e questa partita è già finita, quindi guardiamo sabato che dobbiamo vincere. Cos'è che è mancato secondo te per vincerla? Il primo tempo così, meglio il secondo? Secondo me abbiamo avuto più voglia nel secondo tempo e anche abbiamo fatto tante situazioni in questa zona di loro gol, quindi non siamo stati, dobbiamo stare più concentrati, più qualità lì dei nostri, come si dice, nostri movimenti e fare cose bene. Secondo me oggi era
oggi era questo che serviva. Secondo te come mai c'è stata più voglia, più determinazione forse nel secondo tempo rispetto al primo? No, siamo andati a partita così, per sempre, ho già detto, derby è così, 10.000 persone che urlano, è sempre bene giocare così, ma vai un po' piano in partita e dopo quando abbiamo visto che possiamo giocare, possiamo fare gol, siamo andati tutti insieme con tutto stadio, tutti i tifosi, erano forti, siamo andati, il secondo tempo abbiamo fatto gol, possiamo fare anche un altro, ma come ho detto va bene così, 1-1. Tu hai corso tantissimo lì a sinistra. Eh sì, questo è il mio lavoro. Hai fatto magari un po' più di fatica all'inizio nelle scelte, invece poi è come se avessi preso anche tu confidenza, no? Venendo avanti. Sì, no, secondo me nel secondo tempo loro sono andati più bassi, e ho avuto più spazio e a me mi piace andare uno contro uno e secondo me questa è la differenza del primo tempo e del secondo tempo. Senti, tu ormai sei battezzato, sei stato scelto per giocare in questo ruolo, no? Da esterno. Non è il tuo ruolo originale. Come ti stai trovando in questa posizione? Sembra sempre meglio. Sì, in quest'anno ho ricevuto tante nuove informazioni di difesa, di come si muovere. Non ho giocato mai questo ruolo. Ho giocato sempre esterno alto in Slovenia, 3 anni. Era difficile quando ho partito a giocare questo, ma devo dire che ogni giorno alleno, sento cosa parlano gli altri e improve, migliorare. Senti, 1-1 che lascia un po' di rammarico o no? Primo tempo così, meglio il secondo? Secondo me la partita era una partita difficile, un avversario forte. Rammarico di che si poteva vincere per come avevamo giocato il secondo tempo, più che altro. Però ho visto i ragazzi hanno fatto una prestazione, partendo dall'1-0 per loro, hanno fatto capire che siamo questa squadra che vuole vincere sempre. Quindi in quel senso ci andiamo contenti. Peccato perché se poteva vincere, però ti dico, vedendo quello che ha fatto la squadra, come ha corso e come ha giocato, ci andiamo via contenti. È stata un'altra partita di sacrificio per te, ce la puoi descrivere? No, tanto sacrificio me lo chiede il mister, mi fa piacere farlo per la squadra. Tanta corsa, tante legnate, però basta che siamo, che arrivano i risultati come oggi non è arrivato, però dico, siamo contenti per quello, perché come corro io, corrono tutti. Soprattutto nel primo tempo avete fatto fatica rispetto al solito a costruire palle gol nitide, no? Vi siete un po' persi nell'ultimo passaggio, nella sponda, i movimenti sono stati un po' meno efficaci di altre volte. No, certo, magari avevamo troppa voglia di fare, troppa voglia di fare risultato, delle volte facciamo delle scelte sbagliate. Però dico, nonostante quello siamo arrivati 2-3 volte, come dice lei, mancavano quei 2-3 metri, però si è visto anche che la squadra è arrivata, loro penso hanno fatto poco in quel senso negli ultimi metri, tranne il gol certamente. Gol numero 11, è stato bravo Gerardi a metterti quella palla e lì tu. Io l'ho messa lì, mi ha messo lui una palla bellissima. No, bella, poi una partita come questa in un derby, veramente avevo tanta voglia di segnare, sono contento anche per questo. Dedica speciale che per la mia amorosa che domani faccio 4 anni, quindi si può dire che volevo segnare a tutti i costi. Oggi c'era un derby nel derby, quello con Valentino, esatto. L'hai vinto tu? Sì, no, amico mio, lui ha giocato nella squadra della mia città. Bravissima persona, infatti ogni tanto lo sento. Però questa volta è andata male, diciamo. Mi ha perso il marcatore. Cosa vi siete detti? No, non l'ho visto fino a partita, sono sincero, non l'ho visto. Dopo ne parlerò della settimana sicuramente. Però bravissima persona, bravissimo ragazzo. Hai scavallato la doppia cifra, a questo punto qual è il tuo prossimo obiettivo? Oh, non lo so, io come dico sempre, non vedo, io mi metto un numero, l'ho parlato con i fisio, con i dottori che diciamo sempre un numero di gol, però no, non si dice, speriamo di fare il più in alto possibile, diciamo. Non si dice però, ce l'hai in testa. Sì, ce l'abbiamo. 36. No, 40 che è più facile.